tanti ritornelli. Buongiorno, sì, ciao a tutti, ciao, benvenuti ciao. A Ritornelli, ma Paola, oh, ma Luciano, come stai Paola? Febbraio, ma... no, perché non mi fido mica che qui mica passano, tanto, passano le feste, passano gli onomastici, passano tutto. Ma non mi fai gli scherzi. Partiamo per Berlino, no? Dire, no la mano. Ma partiamo per Berlino qua alla mano. Il 28 siamo là. Sì, ecco. Partiamo per Berlino, grande novità, l'Hotel Maritim, quindi ve la annunciamo in maniera formale. Allora partiremo, faremo anche 3 giorni per chi vuol venire con noi. In escursione. Sarà una cosa meravigliosa, come sempre, ormai da 10 anni. Andremo in nave, no? In nave, come sempre. In nave a Berlino, ragazzi, a fare il giro, ci mettiamo una settimana. Luciano, sai che sì. Io inviterei con noi anche la Daniela Cavanna? Guarda, la inviterei volentieri anch'io, perché sì. Lei è molto brava. E tra l'altro sforna anche tante belle canzoni, tra l'altro prodotta dalle edizioni Novalis. Novalis, salutiamo Cristina e Roberto. Sempre presentissimi al ritornelli. Sì, in questo caso è una novità, la presentiamo per la prima volta e quindi siamo curiosi anche di ascoltarla e di ballarla insieme a voi. Ma dato che lei ama attraversare il mondo, ma perché non viene con noi a Berlino? Cominciamo almeno dalla piccola Europa, diciamo così, no? Che avevo la piccola. Vieni Daniela Cavanna, vieni con noi a attraversare il mondo. Le edizioni Novalis presentano il video del mese. Custodi alla vicina, così che possa curarli, mentre io sarò lontana, così al mio ritorno saranno ancora qua. Spalanco le mie ali nel cielo, non so ancora dove, però E arriva la nostra rubrica Jukebox Dediche, vediamo chi ci ha scritto, chi ci ha whatsappato, che cosa hanno fatto per oggi. Quello che Luciano Nelli ama di più, l'SMS, mi piace. Da Eloisa di Rapallo per Stefania. Di Rapallo, bello. E devo dirti che ha richiesto una canzone di una attrice meravigliosa che hai avuto anche per il tuo compleanno, Luciano Nelli. Ti ricordi chi ti ha fatto gli auguri? Tipo Marilyn? Ero io purtroppo, però insomma cercavo. No, però non sei stata solo, c'è stata anche qualcun'altra. Nel tempo, diciamo, quest'anno è toccata alla Paola. Vai. Purtroppo. Buongiorno, potete passare il video di Philadelphia che parla di Marilyn Monroe? Sì. La dedico alla mia amica Stefania, grazie per la bella musica, Eloisa, ma certo che ce li abbiamo, i bravissimi Philadelphia. È anche molto carina. Marilyn. Allora salutiamo tutta la famiglia Madera e andiamo con Jukebox Dedica. Marilyn.
vorrei a quella donna somigliare. Disegno un neo vesto di bianco, lui non lo nota e crolla il letto stanco. Lui vuole Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe. Ogni notte si addormenta con quel viso nel cuore e sogna Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe. Ma nessuna donna mai potrà eguagliare lei. Non sono Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe. Su, dimmi amore mio, perché non basto io per essere Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe. Non posso farvi più se non cantare. I wanna be kissed by you. Una canzone uè. Napoletana, allora, uè. In questi uè. Giorni, in questi giorni c'è Sanremo anche, e allora, noi che cantiamo, cosa facciamo? Napoli, uè? No, no, noi facciamo invece la canzone che secondo me avrebbe dovuto vero. Vincere il Festival di Sanremo concordo, dell'anno concordo. Scorso. La cantiamo io e Paola, l'abbiamo presentata a un Ballando le Cupole, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici tutto di Telecupole, staff. Tutto lo staff, ma anche tutti i telespettatori che sono tantissimi, musica che resta. Come quella di Ritornelli, Paola Belloni e Luciano Nervi. E Luciano Nervi, per voi. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti sveglia e senza niente intorno. Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. Oh, io ci sarò da ora. Miliardi di persone ti ho riconosciuta nella confusione, sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà. Sole in un giorno di pioggia, stanotte stringimi, baciami l'anima, siamo musica vera che resta, non siamo un soffio di vento, non siamo un momento, lo sai che il tuo posto è per sempre.
siamo musica vera che resta. Siamo musica vera che resta. Andiamo a casa Giannina? Dai, torniamo, noi siamo degli abitué, però dobbiamo svelarlo. È vero, dobbiamo svelarlo, sì. Perché ogni tanto... Soprattutto all'ora di cena arriviamo noi, insomma, con molta gioia. Ci invitano con molto piacere, veramente Gianni e Nina sono straordinari. Allora andiamo a casa Giannina a vedere che cosa combinano oggi con una carta di credito, non so bene di che si tratta. Non so chi l'avrà in mano sta carta. Funziona, te l'ho detto, è 3 giorni che non funziona, deve venire. Ho capito, ma non mi devo stare tutto qui, è freddo, Allora spostati, no? Se senti che c'è freddo, ti sposti un attimino dove trovi un attimino un po' più di sollievo. Hai fatto attesa? Sì, ho fatto tutto, ho preso tutto, non ti preoccupare. Tutto ha preso, sì, ho preso. Vero? Sì, sì. Tortellini ha preso. Ho preso i tortellini, me le fai in brodo, belli caldi, così ci scaldiamo. E poi, hai fatto la denuncia? Per cosa? Per la perdita della carta di credito. No, ancora non ho fatto la denuncia che è smarrito la carta di credito. Ci vado in questi giorni. Sono andato a vedere l'estratto conto, Nina. Gianni, ma scusami. Sì. Ma è Nina, una settimana è passata. È una settimana, lo so. Lascia stare così. Perché ho visto sull'estratto conto che il ladro spende meno di te. Spendi. Non tocchiamo nulla, va bene così. Andiamo con artisti vari adesso, con le edizioni musicali Baguti, che hanno avuto questa bella intuizione con tutti questi sax, che è una bella cumbia, un bel ballabile. Secondo me è proprio un'idea di Ivan Marchini, da buon sassofonista, quale è sempre stato e sarà per sempre. Lui è un grande sassofonista, lui non suona quasi più, ma quando capita l'occasione... Ne ha fatti suonare tanti però adesso, vamos! Vabbè. Vamos!
Andiamo a intervistare l'artista di oggi e scopriremo qualcosa in più del personaggio di oggi. Vai così con la sigla. Curiosiamo. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. Io non mi potevo far scappare questa occasione, perché noi questa ragazza Valentina Carati la conosciamo da diversi anni, era piccolina, è diventata, diciamo in qualche modo è un po' anche cresciuta con noi, è vero? Era già matura però allora. Era già matura ed era già molto brava, tant'è vero che l'abbiamo portata a Berlino per 3 anni di seguito e adesso ci sarà il quarto, quindi è alla grande. Quindi siamo felicissime, ma siccome noi anni addietro facevamo anche un programma televisivo che si chiamava Sì o No, dove c'era una rubrichina che si chiamava appunto Sì o No. E allora io La devo fare a Valentina, perché non gliel'ho mai fatta questa rubrichina, io a te te la voglio fare. Allora, tu rispondi sì o no, rispondi come ti pare. Ecco. Ma meglio sarebbe sì, la regola sarebbe sì o no. Ok. Amore? No. Come no? Magari un giorno. Ah, vabbè. Gelosia? No. No. Fast food? Sì. Sì. Musica lirica? Sì. Sì. Liscio? Sì. Sì. Jazz? Sì. Sì. Sei fedele? Boh, sì, col coniglio sì. Sei invidiosa? No, no, quello no. Sei golosa? Sì. Sì. Politica sì o no? Ni. Ni. Sei credulona? Sì. Sei una ragazza organizzata? Sì. 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 Sei puntuale? Sì. I balli di gruppo, sai cosa sono, no? Quelli che ne dansi, vanno tutti avanti, tutti indietro. Io non tutti so ballare. Ma ti piacciono? Sì. A vederli e basta. Sì, a vederli sì. Vabbè. Pensi di avere un cattivo carattere? No. No. Amore, ma come fai ad avere un cattivo carattere sta ragazza? Ma io sono domande che ci ho scritto, quindi devo dire per forza. Sì. Sei pignola? Sì. Sì. Sei vendicativa? No. No. Sei in genere un personaggio, una persona allegra. Sì. È vero? La sua risata è storica. Sei romantica? Sì. Sì. Credi nel colpo di fulmine? Sì, quello sì. Sì. Credi nelle avventure casuali? No. No, no. I viaggi ti piacciono? Sì, moltissimo. Bisognerebbe chiedere a tuo padre. Ma è lì che sto osservando. È lì che sì. Mare o montagna? Mare. Mare. E adesso è una domanda che normalmente si fa alle orchestre, però te la faccio anche a te. Preferisci la festa di piazza o un locale chic, raffinato? Locale chic. Bel teatro. Giustamente. Inverno o estate? Estate. Estate. Sai ballare? Sì. Sì. Ovviamente, perché ho sentito anche in varie interviste che sai, vai anche a scuola di danza e quindi sicuramente sai anche ballare. Cosa preferisci, la disco music o il rock? Disco music. Disco music. Sì. Allora, sa ballare, preferisce la disco music. Come canta, l'avete sentito e la conoscete tutti, quindi che cosa posso dire? In bocca al lupo per tutto quello che tu ti possa aspettare dalla vita, soprattutto per quanto riguarda la tua carriera musicale, che tra l'altro è preparatissima. Grazie. Chitarra, basso, pianoforte e ovviamente canto, non trascurando il bel canto lirico. E non trascurando gli studi nei quali eccelle, insomma, perché non è facile, a volte uno si dedica. Grazie di essere stata anche stasera con noi, Valentina. Grazie. Per me è veramente un piacere e un onore averti qua con noi, ovviamente poi ci rivedremo a Berlino e in giro da qualche parte. Grazie mille, grazie. Grazie Valentina. È stato un piacere, Vale. E la prossima volta intervista 3, hai già, ho già in mente una cosa, tutti carati al completo. sì, è una promessa che ho fatto a mamma Cris e faremo cantare il papà di Valentina Carati. 24 diventano tanti. No, perché dico, qui tutti gli scoop li fanno le altre televisioni. No, qui viene fatto lo scoop. Dici che 24 carati diventano 72. Bene. Valentina Carati, a ritornelli grazie, per vale. Voi. Grazie mille. Grazie a te. E proseguono i ritornelli attuali con questo bel repertorio straordinario dell'amico Gabriel De Luca, che ci fa ascoltare, penso, un arrangiamento molto bello di 29 settembre. Dal lato che ho fatto anch'io e insieme anche Acqua Azzurra. Battisti Gabriel De Luca. La, 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 la.
quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei. Per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Vi salutiamo, ciao, amici, ci vediamo domani, mi raccomando. Mancate. Non mancate sempre di seguire i ritornelli, mi raccomando, e votate la canzone regina. Devo ripeterlo ogni volta. Chi vota la canzone regina con un SMS, un WhatsApp o una mail verrà ricontattato uno alla settimana dalla nostra redazione e vincerà un nostro album, una compilation musicale, quindi giocate con noi. Per quanto riguarda i ritornelli finisce qua, vi ricordo di andare a ballare perché ballando si vive meglio. Come sempre. E noi ci vediamo domani. Domani. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli